Milano centro di irradiazione culturale, Milano calamita per i talenti di ogni parte del mondo. Non stupisca quindi che sui muri della Triennale compaiano i monumentali dipinti di un artista che con le sue pennellate ha tratteggiato mondi lontani da quello a cui siamo abituati, emozioni distanti dalla nostra quotidianità. Eppure emozioni che rimangono profondamente umane, che mescolano memoria e stati d'animo e che vengono inchiodate nei colori accesi di queste enormi tele. Al Palazzo dell'Arte di Viale Alemagna sbarcano le opere di Sally Gabori, artista aborigena australiana, le cui vicende personali, unite alla storia coloniale del paese, confluiscono in una pittura intima e potente. Sally Gabori nasce tra la popolazione Kayadilt intorno al 1924 sull'isola Bentinck, nel Golfo di Carpentaria, al largo della costa settentrionale del Queensland, un contesto incontaminato dall'altra parte del mondo, prima che gli occidentali arrivino a trasformarlo, quando ancora il tempo e la sua concezione erano legati solo all'alternarsi di giorno e notte e al succedersi delle stagioni. Ultima popolazione aborigena a entrare in contatto con i coloni europei, nel 1948 i Kayadilt furono costretti da un maremoto a trasferirsi in una comunità di missionari presbiteriani su un'isola a diverse decine di chilometri dalla loro Bentinck. Il loro esilio, che credevano temporaneo, durò invece diversi decenni, in cui i bambini furono separati dai genitori e fu loro proibito di parlare la lingua madre, creando una frattura profonda nella loro cultura. Qui crebbe Sally Gabori, che rivide la sua terra natale solo 40 anni dopo, negli anni 90, quando l'Australia concesse ai Kayadilt di farvi ritorno, seppure temporaneamente. Solo a questo punto, superati gli 80 anni di età, Sally Gabori inizia a dipingere e, in appena 9 anni, realizza oltre 2000 opere, tra cui le 29 esposte alla Triennale, tele monumentali che alludono a paesaggi della sua infanzia e della sua adolescenza, panorami persi e trasformati che trasportano l'immaginazione dell'osservatore occidentale su spiagge e foreste distanti non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Un viaggio emozionale che fino al 14 maggio sarà possibile intraprendere grazie a Triennale Milano e Fondation Cartier da un lato e alla volontà della famiglia di Sally Gabori dall'altro, presente all'inaugurazione nella figura della figlia e delle sue nipoti. Oggi continuiamo questo percorso con Fondation Cartier, siamo felici, credo che la vita e le opere di questa straordinaria artista aborigena siano capaci di trasmettere appieno non solo un grande senso di liberazione e di gioia, ma anche un grande invito a ripensare al nostro rapporto con la natura. Ognuno di questi quadri, ci diceva oggi la figlia, parla di un luogo e del luogo, dell'isola da cui la comunità a cui apparteneva Sally Gabori è stata forzatamente esiliata negli anni 40 e 50 e questa condizione di vero e proprio migrante climatico, rifugiato climatico, è presente in qualche modo anche in questa potenza cromatica, che negli accostamenti cromatici, credo in un concetto del rapporto con la natura come qualcosa che è fortemente compenetrato all'uomo, alla nostra specie, così diverso dal modo in cui noi invece tendiamo a leggere la natura come qualcosa che sta fuori dal corpo, fuori dalle città, fuori dalle case. È una mostra davvero potente e credo assolutamente che sia un inizio e un rilancio di una collaborazione straordinaria come quella con Fondazione Cartier. È questo insieme di opere che viene dai più grandi musei australiani e dai più importanti collezionisti australiani ma anche europei, ci mostra un po' come questo talento di Sally Gabori, che ha cominciato a dipingere verso gli 80 anni, si è esploso d'un colpo e si vede chiaramente la necessità del gesto dell'artista una volta che nel suo quotidiano è entrata questa nuova possibilità. È stato veramente un bisogno che è arrivato dalla sua profonda interiorità, e diciamo che nonostante possiamo definirla una pittura astratta con i nostri, diciamo, con i nostri criteri occidentali, in realtà tutta questa pittura è una grande reminiscenza dei suoi paesaggi della giovinezza, della sua isola
l'isola nativa di Bentik, dove da cui è stata deportata dopo un ciclone e i presbiteriani hanno inglobato la comunità mescolandola con altre culture, e quindi questa purezza si è un po' perduta. Allora, è anche il lavoro della Fondazione Cartier, in effetti, da tanti anni, da più di una ventina d'anni, di interessarsi, visto che ci interessiamo dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea è l'arte del nostro tempo, e l'arte del nostro tempo si dipana nel mondo in maniera estremamente diversa. Siamo abituati a vedere nei musei occidentali non tutta la contemporaneità, ma spesso è molto parziale. Quindi, lavorando con gli artisti della foresta amazzonica o del Grande Chaco del Paraguay o dell'isola di Bentik e con le comunità aborigene australiane, è proprio questo che vogliamo dire, cioè che queste sono persone che vivono il nostro tempo, sono artisti che vivono il nostro tempo, e quindi è nostro dovere, in un certo senso, non solo rendere omaggio, ma essere onorati della loro presenza e riuscire a mettere insieme lo spessore del loro lavoro, l'ampiezza del loro lavoro, con gli stessi mezzi, con gli stessi spazi e con la stessa amplitudine, direi, che dedichiamo agli artisti occidentali.